Spazio alle semifinali playoff per decretare le due squadre che dovranno giocarsi l'accesso alla Serie C1 di calcio a 5. All'appuntamento arriva il Sulmona Futsal che domani sabato 6 aprile affronterà la Virtus San Vincenzo Valle Roveto. Una semifinale unica in casa dei Peligni in virtù della migliore posizione in classifica. Al Palasport dell'Incoronata si affronteranno la terza contro la quarta con i sulmonesi che avranno a disposizione due risultati su tre. In caso di pareggio dopo i 60 minuti di gioco si andrà avanti con due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e se la parità dovesse ancora persistere non si batteranno i rigori ma si qualificherebbe alla finalissima il Sulmona. La squadra di Benjamin Fonte si sta preparando in maniera intensa per arrivare al top della forma. Stiamo cercando di allenarci al meglio, siamo prontissimi per affrontare questa partita importantissima e ovviamente la più importante ad oggi in campionato, ce la stiamo mettendo tutta, lavoro duro, il mister ce la sta mettendo tutta, darci tutti i suggerimenti del caso, quindi adesso aspettiamo il San Vincenzo, li conosciamo bene, sono bravi anche loro, speriamo di avere il palazzetto abbastanza pieno, che ci sarà sicuramente il sesto uomo in campo. A presentare la sfida, oltre al capitano Gianluca Petrella, anche il vice Andrea Liberatore, che preannuncia una partita carica di determinazione, essendo la posta in palio troppo elevata. Ci prepariamo tutta una stagione per arrivare a giocarci questo tipo di competizioni. Sarebbe stato bello non farla e vincere direttamente sabato scorso in casa contro la Fenice, però poi sappiamo com'è andata la fine della stagione e quindi abbiamo quest'altra possibilità per cercare di salire di categoria. Sulmona Futsal e Virtus San Vincenzo Valle Roveto saranno nuovamente di fronte dopo le polemiche per l'arbitraggio che hanno caratterizzato il match di campionato dello scorso 16 marzo. Si tratta di due squadre di valore separate da 6 punti al termine della stagione regolare con i sulmonesi che hanno fatto registrare più vittorie 14 contro 11 mentre i rovetani hanno realizzato un maggior numero di gol 114 contro 90 risultando il secondo miglior attacco dietro quello della Fenice. Cosa temete in particolar modo del San Vincenzo? Hanno il capocannoniere che sarebbe milanese, che è un ottimo giocatore. Lui è quello più temibile. Comunque c'hanno pure un buon portiere, mi ricordo. Quindi sarà una bella gara aperta a ogni risultato. Calcio d'inizio alle 16 al Palasport Nicola Serafini. Ad arbitrare la semifinale playoff saranno Mauro Ferrone di Pescara e Luca Lammanda di Vasto. Riempire questo palazzetto sarebbe proprio un sogno e questa partita secondo me è proprio la partita giusta per farlo riempire. Quindi vi invito tutti quanti sabato alle 4 e cercheremo di mettere tutto da parte nostra e voi ci darete un'ottima mano.